non devono interpretare le lievissime migliori notizie che negli ultimi giorni sono arrivate, che abbiamo comunicato circa il piccolo calo dei ricoveri ospedalieri sia in terapia intensiva sia in media intensità, come il rompete le righe e liberi tutti. Andiamo verso un momento, anzi, in cui la stretta, l'attenzione e il rispetto delle regole di distanziamento sociale sono fondamentali per vincere questa battaglia con il virus. Se oggi vediamo un primo flebile segno all'orizzonte di miglioramento, lo dobbiamo proprio alla capacità di tutti di rispettare le regole. Quindi, al di là dei controlli che comunque abbiamo ovviamente aumentato, e stiamo predisponendo un piano per la Pasqua di straordinario controllo del territorio, perché nessuno deve avere la tentazione di indulgere ai riti normali di una Pasqua che invece deve essere una Pasqua riservata, di casa, di grande attenzione. Però vorrei anche appellarmi a tutti i cittadini: non è un gioco a guardie e ladri, a imbrogliare sulla autocertificazione, a usare il pretesto della spesa per andare a comprare un litro di latte, farsi quattro passi e fumarsi una sigaretta all'aperto. Ci deve essere serietà nel comportamento di tutti. Non possiamo pretendere dalle nostre forze dell'ordine, dalla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Polizia, alla Guardia di Finanza, a tutti coloro che sono impegnati nel controllo, di rincorrere cittadini che invece devono avere un grande senso civico e sapere che questa battaglia la si vince solamente rispettando rigorosamente, rigorosamente le regole. Sui tamponi noi stiamo facendo un buon numero di tamponi, i nostri laboratori sono cresciuti nella capacità, stiamo ovviamente attenendoci a quelle che sono le regole dell'Istituto Superiore di Sanità e del tavolo tecnico scientifico del Ministero, ovvero stiamo facendo i tamponi ovviamente alle persone sintomatiche che hanno bisogno di cure, ricoverati in ospedale, ai malati domiciliari. Stiamo però altresì allestendo tre esperimenti molto importanti di esami sierologici, che come sapete sono quegli esami che derivano dal sangue e che cercano gli anticorpi al virus, non le molecole del virus come fanno invece i tamponi. E questi test sierologici li stiamo facendo in tutto il personale sanitario, circa 25.000 persone del territorio ligure, li stiamo facendo in tutte le RSA, ovvero in quelle residenze dove vivono i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri genitori, che comportano circa 12.000 ospiti più 3-4.000 dipendenti. Stiamo facendo un piano sperimentale sui donatori di sangue, che ringrazio, andando a ricercare sia nel plasma già donato negli ultimi 2 mesi, sia in quello che stanno donando in questi giorni e doneranno nelle prossime settimane, tracce di anticorpi di virus. Questo vuol dire che ci consentirà di comprendere meglio la penetrazione del contagio, quindi il numero dei cittadini che hanno avuto un incontro col coronavirus, magari asintomatici o con pochi sintomi senza essersene accorto, e questo ci aiuta a comprendere se i malati che arrivano nei nostri ospedali sono in realtà la punta di un iceberg grande quanto al di sotto del pelo dell'acqua. Non possiamo ancora esattamente sapere.